Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Clash Royale. Bene, bene, bene signori, siamo quasi a chiusura della season e volevo mettere fuori, sto registrando oggi quando lo pubblico il video, un video su questo nuovo mazzetto particolare perché mi sono reimpegnato un pochetto e sono riuscito ad arrivare ufficialmente a Maestro 2. Però poi sono risceso perché purtroppo il video che ho registrato ha avuto dei problemi, ho giocato male. Leo, cosa fai? C'è il cane che fa cose strane. Sono comunque arrivato ufficialmente a Maestro 2 con un mazzo molto particolare che poi ho modificato leggermente in vari suoi aspetti. Domatrice, Mega Sgherro, Boia, Spiritello del Gelo, Scarica, Fuorilegge, Fulmine e Mini Pekka. È un mazzo un po' strano, molto difficile da usare perché, come vedete, difetto di un tank un po' tosto. E ho moltissime carte che servono per attaccare. Esattamente, ho fino a 3 metodi per attaccare e non eccessivamente tanti per difendere. Insomma, è un mazzo che non è che difende proprio benissimo. Però con questo voglio provare ad arrivare ufficialmente anche con voi in video a Maestro 2, anche se ci sono già arrivato da solo senza volerlo. E va bene, partiamo subito con la partita. Dai, e che mi trova l'avversario? Alziamo un po' il volume, altrimenti non sentite una pippa di niente. Allora, vediamo, vediamo, vediamo un po'. Allora, ho subito un bel metodo per attaccare e ho sbagliato lato. Benissimo, benissimo, perché adesso lo trattengo là e per lui è meglio. Sarà una battaglia dura. Un po' di danni glielo fatti. Benissimo, lo stregone è partito prima. Dimmi che stai davanti, bastardo. Perfetto, lo stregone sta davanti. E dietro ci sta quello grosso. Parto con la fuorilegge da dietro. Sperando di. No, mi sono sgamato. Purtroppo mi sa che mi prendo un botto di skicker incredibili. Vabbè. Ne ho prese tante. Vediamo se riesco a toccare la torre. Sì, riesco a toccargliela. Sono contento, sono contento. Ha fatto più danni lui, ma sono contento lo stesso. Purtroppo non mi aspettavo la specchio sul mago. E gli spiritelli, questo è da bastardi. E purtroppo mi tocca difendermi con troppa roba. Ma vediamo se riesco a combinare qualcosa di interessante. Purtroppo di danni me ne ha fatti veramente un botto. E io fino al per 2 di Elisir non riesco ad usare. Ma quanto pesante è sto mazzo? Vai, scatta, non ce l'abbiamo fatta, va bene lo stesso. Comunque di danni gliene facciamo. E questo mi permette di quasi schivare la sua cosa, ma non troppo. Va bene, non è un problema. Non è un problema. Vedete, trovo tutti i mazzi strani, molto molto pesanti. Ho sbagliato, perfetto. Pensavo che mi difendesse come prima, invece no. E ho sprecato un botto di Elisir per difendere una cosa che potevo tranquillissimamente lasciar passare. Quelli vorrei evitare che mi vadino in torre, dato che me la fanno, quindi mega sgarro tattico. Ora, il mio problema è non tanto il domatore, perché lo sblocco con la domatrice, anche se ho speso un in più, ma dovrei riuscire a tenerlo senza che mi picchi. E sono quasi entrato anche con. Sì, no, sono riuscito a fare una hit. Una hit mi basta e mi avanza. Vediamo un po'. Ecco, lo sapevo. Questo lo sapevo, purtroppo. Purtroppo la torre me la fa, non riesco a difendere. Purtroppo non riesco a difendere. Il problema è, riuscirò ad attaccare abbastanza forte da tenermi. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Potevo tirarlo un po' più tardi. Comunque con una fulmine ho risolto il problema. Non è un problema. So che è un bel po' uno spreco, ma è necessario. Lui ha un mazzo veramente strano. Purtroppo non ho l'elisir per difendermi quanto vorrei. Mi prenderò un botto di hit da lui. Però cercherò di contrattaccare alla grande. Purtroppo lui giocherà il ciccione, esatto. Però si sgamerà tanti danni dal mio mega sgherro. Il che non mi dispiace. Allora, carichiamo di lei. Mettiamo un bel mini pack che mi difende il domatore alla grandissima. E poi dopo, successivamente, mi difende anche il ragazzotto. Preparo la fulmine perché il mago mi darà fastidio. No, mi gioca il gigantone. Però adesso tu hai poco poco elisir, ragazzo mio. Vediamo se riesco a combinare qualcosa di interessante. Ho un bell'attacco. Ho un bell'attacco.
Però non basta. Non basta mai nella vita e quasi sicuramente... Ah, il mago, non ho... Ho voluto attaccare con lei, ma non ho... Sono scemo. Ho vinto. Wow! Grande prima partita chiusa con 30 di vita sulla mia torre. Che cazzo! Mi si è impallato il cervello per un secondo. Oh, che faticosa partita di merda. Comunque è strano come questo gioco con questo mazzo mi dia sempre sempre dei deck pesantissimi. Cioè questo aveva Gigante Royale, il Gran Cavaliere, Gigante Royale, il Gran Cavaliere, la Specchio, il Domatore e il Mago. Ma questo mazzo è pesantissimo, pesantissimo, senza incantesimi praticamente. È stata dura, è stata un bel po' dura. Diciamo che l'ho sopravvissuta un po' più a culo che non a bravura. Comunque, siamo maestro 2 e vorrei superare il record che ho fatto da sempre, che è 5309 trofei. Quindi, vediamo di riuscire a vincere un'altra battaglia. Spero, perché... Porca miseria, che fatica! Livello 13, questo non è per niente confortante. Scusa, c'è ancora un po' di caga della partita di prima, che madonna mia, che... non partiamo per niente bene, mi voglio la fulmine, perfetto. Sono contento, mi basta. Ho sprecato un bel po' di Elisir, ma i danni alla torre penso ne siano valsi. Io devo aspettare per forza, lui ha usato quella per ciclare perché è una carta abbastanza tranquilla e sicura. Non credo che... esatto, il Mega Sgarro non riesce ad arrivarci, l'ha posizionata molto bene. Gioco, io ho giocato male, dovevo giocarla più avanti, che scatta immediatamente, mi va bene. Ora, quello lì è un problema non da poco in realtà. Io sono costretto ad attaccare, quindi attacchiamo pesanti. Va bene. Mi va bene perché una zap la risolvo e riesco ad arrivare a torre con una discreta quantità di vita. La fornace mi darà tanti, tanti, tanti problemi. Ma tanti, tanti, tanti. Purtroppo. Non so che incantesimi abbia, per adesso gestiamo così. Peccato, speravo che il drago mi targettasse quell'altro. Ma mi sta quasi bene in realtà. Il problema è che la fornace continua a sfracassarmi la Wallera. Va bene, una l'ho, sono riuscito a sorpassarla. Allora, io direi che lei la blocco così. E mi serve assolutamente... Ok, va bene, non ha utilizzato gli scheletri in sto giro. E si è sgamato un bel po' di danni. E lui ha capito, porca puttana, che quella carta lì mi dà veramente fastidio. L'unica cosa che posso fare... è di riuscire ad avere, lo sapevo, piccolo infame. Vabbè, li gestisco così. Ho speso un po' tanto Elisir, ma li gestisco così. Bravo. Praticamente lui mi fa la torre con quelli, eh. Non crediate. Ok, girerà sicuramente i scheletrini. No, per quale motivo? Non capisco perché si è fatto fare la torre in questo modo. Mi va bene. Adesso devo difendere, quindi mi va benissimo. Ok, questo è un problema non da poco. Ok, li ho rimossi quasi tutti. E adesso è ora di attaccare male. E di eliminare qualcosa, perché non posso più permettermi che... Vai, bravissimo. Bravissimo. Mi sta bene, mi sta bene. Giochiamo questo, siamo entrati in hit anche sull'altra torre, mi va bene. Il Mega Sgarro non riesce a tirare le hit che mi sarebbe piaciuto tirarsi. Va bene, tanto targhetta quell'altro. Potrebbe darsi che utilizzi loro, va bene, va bene, va bene. Benissimo, benissimo, un'altra hit, sono contento. 5 secondi non dovrebbe riuscire a tirarmi giù la torre. Non ha la minima possibilità e chiudiamo anche questa partita contro un mazzo veramente strambo. Non ho capito qual è la sua meccanica d'attacco, era... buono in difesa e basta. Mazzo strano. Siamo andati benissimo. Siamo andati veramente benissimo. Comunque, direi di iniziare con l'ultima. Vediamo. Ho battuto il mio record precedente, quindi siamo a un po' più in alto. Vediamo se riesco a salire ancora di più. Perché, porca di quella puzzola. Purtroppo qui mi ha fatto male. Ecco, il barile lo soffro veramente un casino, ma tantissimo. Però lui ha speso 2 in più di me, quindi sono in vantaggio di 2 di Elisir in teoria. Ok. E non ho metodi per attaccare, non sono proprio contentissimo. Vediamo come si
difende. Io ho molte armi dalla mia parte, ok, mi immaginavo una strategia del genere. Va bene, anche se arrivo solo il mega sgarro sono già molto contento. Il mio problema fondamentale è sempre il barile non riuscirò a difenderlo. Per quanto io possa essere efficiente... Ok, un po' li ho tenuti ma mi sono preso delle schicchere importanti dalla regina. Dai, non sono... Ok, perfetto, perfetto, sono andato anche in hit con lei. Vabbè, posto, posto, 2 hit mi bastano con la carica. Sono un po' indietro, va bene, non mi date fastidio, ho posizionato male il boia. Male non poco. Ti prego dimmi che... No, purtroppo non sono riuscito a fare quello che volevo fare. Ecco, infatti. Sì, però sto barile mi ha veramente rotto i cabasisi, ragazzo. Cioè, come vedete, questo gioco ti mette davanti quelli che ti possono dare molto fastidio. E lui ha ancora il ragazzotto. Vabbè, quella è andata via, però... Ok, esatto, immaginavo che gestisse così la questione. Mi sa che l'unica chiave che ho per riuscire a fare qualcosa sia questo ragazzotto qua. Il mini pecca. Non credo possa difendermelo. Provo, provo, tento perché non ho presente tutte le carte del suo mazzo, ok? Peccato, non credo che riuscirà ad arrivare in hit. E invece una hit la dà! Una hit la dà il bastardo infame! Adesso esagero, bravo, bravo, così te li schioppo tutti in un colpo solo. Va bene, non mi interessa, non mi interessa, attacco con tutto. Poi la signorina è morta. Va bene, adesso posso attaccare col mini pecca perché questi sono morti. No, ho sbagliato la... Io l'ho sbagliata. Ah, ti tocca giocarli male adesso, eh? Infamello. Va bene che sia morta. Adesso io preparo la fulmine perché ti contrattacco di fulmine io. Mi sta po'... Quello mi sta un po' meno bene. No, 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 ragazzotti. Dai, ti prego, ti prego, ti prego. Toccaglielo. No, no, dai, davvero mi sono fatto chiavare così. No, mi sono fatto fregare malissimo. Ah, lui lo sa che è tanto inutile perché mi segue anche l'altro. No, ho sbagliato tanto. Ho sbagliato tanto, tanto, tanto. Ho sbagliato a non difendere a destra. Pensavo di riuscire a tenerla meglio, ma il mega sgherro l'ho messo male. E anziché targettare i Lorda, che avrei voluto targettasse Lorda, ha targettato tutti gli altri. Molto, molto semplicemente ha targettato il cavaliere di sto cavi che... Vabbè, è andata così. Comunque, sono contento, sono arrivato a Maestro 2 in questa season, superando il mio record di sempre. Mancano ancora 3 giorni e 18 ore, cercherò di portare più su possibile. Non riuscirò mai ad arrivare a Maestro 3, anche se mi piacerebbe moltissimo. Comunque, ho ricominciato a giocare, anche perché mi sto guardando i video di... Erbacce, che tra l'altro saluto e ringrazio perché insomma mi piace come gioca e imparo sempre cose nuove. Vi consiglio di seguirlo anche a voi più che seguire me, che sono un pippone incredibile. Comunque spero il video vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate del mazzo, probabilmente lo cambierò perché è veramente tremendo da usare, è veramente tremendo, penso che farò una cosa del genere, sembra più bello. E niente, detto questo, spero il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrizione, condivisione e like, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!